Sì, ma Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, ciao. Ehi. Fatti là. Giornatona al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego, non ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è stupendo, ma... Credo che sia rotto. Non... Cosa? No. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene. Allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Papà! Ehi, sei qui? Siamo in qualche modo legati all'epidemia che ha colpito la nazione. Che diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività e... Uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. Ehi, a quanto pare alle nostre spalle sta accadendo... Cos'è stato? Oddio. Papà! Papà! Ma che succede? C'è il suo telefono. Otto chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami. Sto arrivando. Ma dov'è? Eccoti qui. Sara,
Stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui. Vieni. Jimmy! Jimmy, ti avverto! No! Vai, vai! Mi hai sparato. Sara. L'ho visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai. Dori. Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Sei coperto di sangue. Non è mio, dobbiamo andarcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare? Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è inaccessibile. Significa che dobbiamo andarcene. Prendi la 71, sto andando là. In quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Merda, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud. Ora parlano della costa est e della ovest. Porca troia. Quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Non sono certo. Siamo malati. Certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città, noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Vediamo che gli serve. Che diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Ehi! Tira dentro. Ehi, fermi! Tommy. Fermi! Non sai cosa ho visto? Passerà qualcun altro. Dovevamo aiutarli. Non va bene. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Bene. Si può fare marcia indietro. Ehi, che cazzo, amico, andiamo! Tommy! Porca troia! Che cazzo è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui! Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo! Oh mio Dio! Non Oddio. Possiamo fermarci, Tommy! Non posso passargli sopra! Torniamo già. Indietro! Ce ne sono anche dietro! Là, là, là! Aspetta! Vai! Corriamo! Papa!
Forza, dammi la mano. Che c'è? La gamba fa male. Fa male? Dobbiamo correre. Tieni, Jessica. Sono piccola. Tieni forte. Ok. Corriamo. È morto. Oh no. Joey, là dentro. Gli occhi chiusi, tesoro. Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi, ci serve aiuto. Fermi! Ti prego! È mia figlia, penso che abbia una gamba rotta. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e Lucia, Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma... Ah, sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Oh, merda! Ti prego, no! Oh, oh no! Sara! Via le mani, piccola. Lo so, piccola, lo so. Dio! Ascolta, piccola, lo so che fa male. Andrà tutto bene, piccola. Stai con me. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccola, lo so. Sara? Amore? Non farmi questo, piccola. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. No. Ti prego. Ti prego. Non farlo. No. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il panico si è diffuso dopo che un rapporto trapelato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici.
Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Il mio statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se non credete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. Ehi, avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fosse... Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso e crede di poterci fottere per primo. Ma sveglio il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto... Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Se tocchi, compri. Sì, una lezione, forza! Fagli il culo! Il culo sarebbe un pugno, ma... Sì, quel bastardo! Oddio! Sarà meglio parare! Fagliela vedere! Pensate bene. Cazzo! Dai, continui! Oh, ma dai! Torna a sedere. Cazzo, fosse... Spaccagli il culo! Fallo! Dai, fatti le palle! No, amico, dagli un pugno in faccia! Spaccalo, dai! Chi è? Lasciamo perdere. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Ecco il nostro uomo. Glorioso figlio di puttana. Facciamola finita. Vai via, stai indietro, cazzo! Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Robert! L'avevamo quasi... Ciao, Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma...
È complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo. Dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che non ha volevo... le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah! Cazzo, Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta, praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che le hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Ehi, ehi, ehi. Su, forza, alzati. Stai lontano da lei! Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Che sia... Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà, potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta. Portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene... Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo.
Eccoci qui. Che stai facendo? M'ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Andiamo. Ci aspetta nel luogo di consegna. Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ehi, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Bene. A posto, dai su. Dai, piccola. Attenta ai piedi. Questa pioggia non va bene. Vieni qua. Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, chiamo la base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. Sta zitta. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Scusa! Oh, cazzo!
Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Oh, merda. Guarda. Gesù Cristo. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane, lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Non ci casco. Tess, via. Via! Vai! Vai, sbrigati! Dietro di me. Presto. D'accordo, Ellie. Al mio segnale, corriamo. Ora. Corri. Stai lontana dalla luce. Ellie, dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì. Certo. Le munizioni sono ovunque. Stai molto vicino. Oh, oh, aspettatevi! Sono andati. Ok. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ah, certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Joel, di qui. Cosa? Non sento niente. Ok, veloce. Arrivano! Lo so! Va bene, via! Sulla scarpa. Passiamo dall'edificio. Che schifo. Ok, occhio alla testa. Forza. Via, 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 via. Merda. Joel! Sono vivo. Trovo il modo di arrivare. Arrivano. Tess! Corri! Corri!
te. Sto bene. Ragazzi, qui dentro! La ragazza! Mi serve una mano! Tess, tutto a posto? Solo un po' di fiatone. Di qua. Arriveremo. Ok, fai attenzione a dove metti i piedi, sarà un po'... Beh, è tutto come te lo aspettavi? Non ho ancora un verdetto. Certo che la vista è spettacolare. Andiamo, di qua. Ehi, sbrighiamoci. Ci siamo quasi. Non distrarti. Sì, signora. Siamo quasi, Tess. Per la cronaca, non so nuotare. Guarda, sembra bassa sul lato destro. Seguimi. Sono felice che Merlin ti abbia aiutato. Che intendi? So che potete pagare per questo. Sì, certo. No. No, no! E ora che facciamo? Che stai facendo, Tess? Magari c'è... avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare. Fino a che punto dobbiamo arrivare? Fino a dove serve arrivare. Dov'era il loro laboratorio? Non l'ha mai detto, so solo che si trova da qualche parte a ovest. Che ci facciamo qui? Questo non è da noi. Che ne sai di noi? Dimmi. So che sei meglio di tutto questo. Ah, sì? Sai una cosa? Siamo persone di merda, Joel. È da molto tempo ormai. No, siamo sopravvissuti. Stavolta possiamo... È finita, Tess! Ci abbiamo provato. Ora andiamo a casa. No, io... non vado da nessuna parte. Questa è la mia ultima tappa. Cosa? La fortuna doveva finire prima o poi. Ma di che cavolo stai... No, no! Non toccarmi. Cristo. È infetta. Joel. Fammi vedere. Non volevo. Fammi vedere. Oh, Cristo. Oh. Ops, giusto. Dammi il braccio. Questo ha 3 settimane. Mi hanno morso un'ora fa ed è già peggiorato. Cazzo, questo è tutto vero, Joel. Devi portare la ragazza da Tommy. Faceva parte di questa squadra, saprà dove andare. No, 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 quella era la tua crociata. E io non la porterò avanti. Sì, lo farai, senti. Dovrai pur sentire degli obblighi nei miei confronti. E questa volta è diverso, quindi portala da Tommy. Merda. Oh, cazzo.
Sono qui. Porca. Posso farvi guadagnare tempo, ma dovete correre. Cosa? Vorresti che ti lasciassimo qui? Sì. Non ti lascio sola per... Io non mi trasformo in uno di quei cosi! Ti prego. Rendimi le cose facili. Posso farcela. No, vai e basta! Vai via, cazzo. Ellie. Mi spiace, io non volevo andasse così. Datti una mossa. Sappiamo che siete lì. Gettate le armi e venite fuori con le mani alzate. Ma che cazzo? Non posso credere che l'abbiamo fatto. Basta. Stai giù. Ricevuto. Tieni la posizione e attendi i rinforzi. Ricevuto, mantengo la posizione. Come fai a respirare in mezzo a questa roba? Non ti stavo mettendo. Ehi, andiamocene. Ehi, senti, riguardo a Tess, non so nemmeno cosa... Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Anzi, facciamo che non parliamo più delle nostre storie. E secondo, non parlare a nessuno della tua condizione. Penseranno che sei pazzo o vorranno ucciderti. Infine, tu fai quello che dico, quando lo dico. È tutto chiaro? Certo. Ripeti? Faccio quello che dici. Bene. C'è una città qualche miglia a nord di qui. Lì c'è uno che mi deve dei favori. È possibile che ci trovi un'auto. Ok. Dai, andiamo. E andiamo. Sì, faremo prima da questa parte. Dobbiamo aggirarla. Stammi vicina. Ti ho preso. Porca troia, Bill! Che è successo? È una delle stupide trappole di Bill. Là, il frigorifero. Sembra essere quello il contrappeso. Ok. Taglia la corda e scenderò! Faccio io! Joe! Merda, arrivano! Taglia la corda! Ah!
Grazie per averci salvato. Ellie. Ehi, ma che... Joel! Bill! Che stai facendo? Bill! Lasciami! Girati e mettiti in ginocchio. Calmati un secondo. Girati e mettiti in ginocchio. Oh, oh. Non provocarmi. Stai... Vacci piano. Ma Cristo! Sei stato morso? No. Ti spunta qualcosa? No, Cristo, sono pulito. Se vedo anche solo un... No! Basta! Rotto, stronzo! Hai finito? Sì, ho finito. Entrate nel mio rifugio. Fate saltare tutte le mie trappole. E quasi mi spezzate il mio braccio buono. Ma che cazzo è questo? E che ci fa? Chi sono io? Non sono cazzi tuoi. Siamo qui perché devi a Joel dei favori. E puoi iniziare togliendomi queste. Io devo a Joel dei favori? Cos'è, uno scherzo? Vado dritto al punto. Mi serve un'auto. Ah, è davvero uno scherzo? A Joel serve un'auto? Beh, anche se ne avessi una funzionante, non è così. Cosa ti fa pensare che la darei a te? Eh? Certo, Joel, fai pure, prendi la mia auto. Prendi anche tutto il mio cibo, già che ci sei. Beh, un po' di cibo in meno non ti farebbe male. Ascoltami, stronzo. No, fanculo, mi hai ammanettata! Ti prego, puoi stare zitta. Ok. E tutti questi favori che ti dovrei non valgono così tanto. E invece, Bill, ti sbagli. Beh, non importa, perché non ho un'auto che funzioni. Ma ce ne sarà una in questa città. Pezzi. Ci sono dei pezzi in città. Che vuol dire che potresti sistemarne una? Va bene. Ma per farlo avrò bisogno di alcuni attrezzi. Bene. Dall'altra parte della città. Tu mi aiuti ad andare a prenderli. E forse io riuscirò a mettere insieme qualcosa. Ma fatto questo, non ti dovrò più niente. D'accordo. Fra un paio di giorni saremo comunque tutti morti. Bene. Seguitemi. La città è piena di fottute trappole. Statemi attaccati al culo. Delizioso. Dacci un taglio. Ok, eccoci qua. Tu non toccare niente. E tu chiudi la porta. Prepariamoci. Ah. Cosa? Mi serve un'arma. No, non ti serve. Joel, so badare a me stessa. No. Tu rimani qui. Bene. Aspetterò che mi facciano fuori per colpa vostra. Questo è ufficialmente il peggior lavoro che tu abbia mai accettato. È sul podio. Come cazzo fa Tess ad approvare una missione suicida? Beh, è una sua idea. Davvero? Allora non è così intelligente come immaginavo. Beh, si fotta. Davvero, devi riportare la ragazzina dove l'hai trovata. Non posso riportarla e basta. Allora mollala e lascia che se la cavi da sola. Ti racconto una storia. C'era una volta qualcuno a cui tenevo davvero. Una persona. Qualcuno di cui mi prendevo cura. Ma in questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa: farti ammazzare. Quindi sai che ho fatto? Ho fatto i miei conti e ho capito che ci sono solo io. Bill, no, non è proprio così. Cazzate, è esattamente così. Ehi!
Che ti ho detto mentre scendevamo i gradini? Che ti ho detto? Sto solo mettendo a posto la tua cazzo di roba. Non toccare. Porca merda. Fai la babysitter abbastanza a lungo e prima o poi ti cagano in faccia. Bill, per favore, ci diamo una mossa. Tieni. Diamoci una mossa. C'è una carovana militare che attraversa la città a intervalli di qualche settimana. Suppongo cerchino scorte. Sapessi quanta roba tralasciano. A ogni modo, qualche mese fa stavano passando di qui e sono stati travolti da quest'orda di infetti. Erano tutti addosso al camion. È ancora lì, conficcato nel lato della scuola, con la batteria dentro. Prendiamo la batteria e la montiamo in un'altra auto. Bingo! Volevo prenderla, ma era troppo pericoloso con tutti quegli infetti da quella parte della città. Ma fanculo, a Joel serve un'auto. E se non funziona? Nah, quei camion sono carri armati. È lì che ci aspetta. Potrebbe funzionare. E lì andiamo. Ecco, là alla scuola. Ok. Pronti? Lo sapremo presto. Stanno arrivando. Più in fretta. Ok, entriamo veloci. Prendiamo la batteria e ci leviamo dalle palle. La porta è bloccata. Dobbiamo entrare per prendere la batteria. Forza, Bill. Dai, andiamo! Merda! Non reggerà molto! Bill, fai in fretta! Aiutami! Dimmi che hai finito! È vuoto! Cosa? È vuoto, cazzo! Ragazzi! Dove andiamo? Bill, dove? Ovunque, ma non qui! Muoviamo il culo, forza! Entrate in casa subito! Beh, è andata benone. Ok, vado e controllo questa parte di casa. Bill? Hanno avuto la stessa idea e hanno rubato la mia roba. Allora, quale diavolo è il piano B? Dovresti essere grato di essere qui a respirare. Quello era il piano A, B, C, fino alla cazzo di Z. Inoltre, dia Tesca e può prendere questo lavoro. Non mettere in mezzo Tesca. E può ficcarselo dritto. Questo non ha niente a che... Oh, Cristo. Conoscevi questo tipo? Frank. E che cazzo è Frank? Era il mio compagno. È l'unico coglione che indosserebbe una camicia come quella. Ha dei morsi. Qui. E... Ok. Penso non volesse trasformarsi e abbia... Già, penso di no. Beh, si fotta. Guardate che ho trovato. E c'è benzina. Alla mia batteria. Quello stronzo. Vieni fuori. Vieni fuori. Ok, Dio. La batteria è scarica, ma le celle sono ancora attive. Quindi? Quindi la spingiamo, la avviamo e l'alternatore ricaricherà la batteria. E funzionerà? Ascolta, volevi un piano B? Questo è il migliore al momento. Che ne pensi?
Penso che tu guidi e noi spingiamo. Pensi di farcela? Sì, non c'è problema. Stai andando alla grande. È giusto dirtelo. Non ti deluderò, tranquillo. Ok. Pronti ad andare? Va bene, Bill. Ok. Mettilo in fila. Già fatto. Tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento... So come si lascia la frizione. Come il diavolo... Non mi interessa! Non fare cazzate! Ok, Ellie, stai pronta! Ora! Schiaccia ora! Schiaccia! Ehi! Hey, al lavoro, ragazzina! Sei davvero... dietro a John! John, lo sai? Mostro! Zitto che roba, Bill! Ok, qui va bene. Ferma! Non farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzati. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Voi non ce la farete. Oh. Tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Grazie. Ehi, Bill, riguardo al tuo amico, è difficile. E io... beh... Siamo pari? Siamo pari. E allora vattene dalla mia città. Non dovevi dormire. Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere. C'è solo un problema. Guarda qui, continua, puntini. Oh, odio la suspense. Dove l'hai preso? L'ho preso da Bill. E c'erano un sacco di cose sparse. Che cos'altro hai preso? Beh... tieni. Non ti fa venire nostalgia? Ehi, ma questa è decisamente più vecchia di me. Non è niente male. Oddio. Beh, meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Mm-hmm. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, Ellie, quello non è per bambini. Come diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via, oh, smettila. Stai tranquillo, voglio capire meglio, do solo un'occhiatina. Perché queste sono incollate? Ti sto solo prendendo in giro. Ciao, ciao, amico! Ah.
Sai una cosa? Non è male per niente. Perché non provi a dormire? Non sono stanca. E adesso? Fanculo. Prego. Andiamo ad aiutarlo? Allaccia la cintura, Ellie. Aiutatemi. Ma scusa, è quel tizio? Non è neanche ferito. Allora scendi, in fretta. Vieni qua, ti guarda. Cazzo di merda! Prendi fiato! Ce ne andiamo! Ok! Attento! Merda! Sta giù! Tutto ok? Spedito dritto all'inferno, eh? Direi proprio di sì. Ora vomito. Perché non sei stata indietro come ti ho detto? Per fortuna non t'ho ascoltato, eh? Per fortuna una ragazzina non mi ha ficcato una cazzo di pallottola in testa. Sai una cosa? No! Perché non è Ellie? Non deve essere stato facile, ma non c'era alternativa. Grazie per avermi salvato il culo. Non ti viene in mente niente di simile, Joel? Dobbiamo sbrigarci. Fammi strada. Non sono ancora tornato. Oh, merda! Vieni, giù la testa. Adesso io vado giù e cerco di liberare il passaggio. E io che faccio? Tu rimani qui. È un piano stupido. Avremmo molte più possibilità se ti dessi una mano. Lo farai. A quanto pare sai maneggiare un'arma. Pensi di farcela con questo? Beh, diciamo che ho già usato un fucile. Ma contro dei ratti. Ratti? Era d'aria. Vabbè, il concetto di base è lo stesso. Sollevalo.
Ci siamo. Appoggiati bene al fucile, perché scalcerà molto più di un giocattolo per bambini, capito? Ok. Bene. Tira indietro la sicura. Prendila qui. Tira forte. Così. E appena spari, metti subito dentro un altro proiettile. Ascoltami. Se ho problemi là sotto, tu non devi sprecare un colpo, ok? Ho capito. Ok. E per essere chiari riguardo a prima, non c'era alternativa. Non so di che. Chi è morto? Tutta la squadra, le 76 sentinelle. Qualche turista del cazzo li ha uccisi tutti. Oh, merda! Andava bene. Che ne dici di qualcosa? Di un po' più adatto a te. È solo per le emergenze. Ok. Toste, eh? Già, amico. Merda, niente cibo. Scarpe vecchie. Un cazzo. Andiamo. Ok. Te lo giuro. Hai 25 barattoli di bacon? Beh, 24. Ne ho appena finito uno. Lascialo stare. Calmo, piccolo. Stiamo calmi. Tutto ok. Non sono i cattivi. Giù la pistola. Oh, amico, picchi forte. Stavo cercando di ucciderti. Già, anch'io credevo che fossi uno di loro. Poi ho visto te. Non l'avessi notato, non girano con i ragazzini. Sopravvive il più forte. Perdi sangue. Ah, non è niente.
Mi chiamo Henry. E lui è Sam. Se ho capito bene, tu sei Joel. Ellie. In quanti siete? Sono tutti morti. Ehi, non lo sappiamo. Eravamo un bel po'. Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste. Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata. E ci hanno dispersi. Stiamo cercando di uscire da questa merda. Possiamo darci una mano? Ellie. Roba tipo l'unione fa la forza. Ha ragione. Potremmo darci una mano. C'è un nascondiglio non lontano da qui. Meglio continuare a parlare lì. Ok, facci strada. Benvenuti nel mio ufficio. Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno. Abbiamo un po' di cibo, però. Vieni. Mirtilli. Ne abbiamo trovati un sacco. Ne vuoi un po'? No. Ehi, amico, rilassati. Siamo al sicuro qui. Non siete scappati, perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni. Dai un'occhiata qui. Guarda quei figli di puttana. Tutti i giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tramonto. Una volta andati, proviamo a passare. Può funzionare. No, funzionerà. Funzionerà di certo. Aspetta, aspetta, ne un altro. Guarda, wow. Sono bravo. Aspetta! Ai! Oh. Ferita da mirtillo, eh? Era da tanto tempo che Sam non rideva così. Lei non sembra molto preoccupata. Dove stavate andando? Ho sentito che le luci hanno la base verso ovest. Ci uniremo a loro. Già. È divertente? È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove siano e lo stai trascinando per tutto il paese per trovarli. Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello e tu della ragazzina. Tranquilla. Anche noi stiamo cercando le luci. Noi siamo qui. C'è una stazione radio militare abbandonata, subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. Tu e lei potete venire con noi. Partiamo stanotte. Allora faremo meglio a riposare. Dice che è ora di andare. Ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla. Come colla? Come colla. Capito. Bene, bene. Ok. Pronti? Sì. Ok. Harry, dammi una mano. Ok. Pronto. Ok, controlla. A posto. Sam, andiamo. Su, ragazzo, vai. Ci sei. Coraggio. Merda. Forza, forza. L'hanno bloccato. Ellie. Vai. Ok, tiriamolo su. Mi dispiace. Andiamo. Cosa? No! Che stronzate! Ehi, ora! Affanculo, Harry! Merda. Restiamo insieme.
fai il giro! Joel. Ci è mancato davvero un niente. Passiamoci sotto. Quanti colpi hai ancora? Ci uccideranno! Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo! No, no, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuto a salire e corri di là. Merda! Oddio! Mi terrai a galla! A lei! Non abbiamo tempo! A lei! Andiamo! Sveglio! Ehi, tu. Siamo vivi. Ok. Visto? Che ti ha detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo vuoi? Ehi, no! Harry! Tutto ok! Stai indietro, tu! Ehi. È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. No. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro. Fosse stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Tranquillo, piccoletto. Tutto ok. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Oh, giù! C'è chi nel cazzo. Hai visto da dove stava? Veniva dalla strada. Ok. Voi state qui. No. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate occupato. Io faccio il giro e vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Ehi. Attenzione. Forza, ti sfido a tirare fuori la testa! Siamo tornati!
Stai bene, Sam? Sì, tutto ok. Grazie, Joel. Guarda qua. Ah, bene, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo muoverci. Bene. Sam! Harry! Porca puttana. Sam, stai bene? Sì, sto bene. Sicuro? Ho detto che sto bene. Forza, dai! Muoviamoci! Corri, corri, corri! Ancora qui. Siete feriti? No, tutto ok. Ok. Ora di lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza. Ma smettila, dai. No, sono serio. Era il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era... affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico. Morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, no, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore... è indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. Brum, 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 brum. Ok. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. Già. E ora la parte più difficile. Spiegarlo a Sam. Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. Capisco. E come siamo messi a pesche sciroppate? Ti ha mandato Henry? Perché avrebbe dovuto? Per controllare che non faccia cazzate. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. E va tutto bene? Sì, tutto a posto. Ok. Allora... buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Vediamo. Gli scorpioni sono spaventosi. Rimanere da sola. Ho paura di restare sola. E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. Ok. Per prima cosa, siamo una squadra. Ok? E ci aiuteremo. E poi... potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro. Harry dice che hanno voltato pagina. Che sono con le loro famiglie. Come in paradiso. Credi che sia così? Un po' sì e un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci.
Ma non ci credi? No, non proprio. Già, nemmeno io. Oh, con questi discorsi seri quasi dimenticavo. Tieni. Se non sa che esiste, non può portarlo via. Ok, sono esausta. Ci vediamo domani. Cavolo, è buon profumo. Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Ah. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. Ok. Sam? Sam! Ma che Dio! Merda, si trasforma! È mio fratello, cazzo! Fanculo! Merda! Ellie, stai bene? Oh mio Dio! Sam! Oh no! Sam! Ellie, stai qui? Harry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola, ok? Ok, piano. È colpa tua! Non è colpa di nessuno, Harry! È tutta colpa tua! Harry, no! Oh mio Dio! Siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Non azzardarti a prendere l'arma e dia alla ragazza di buttare la sua. Ellie, dai, fa come dice. Ok. Ditemi che vi siete persi. Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa? Li conosci? Conosco lui. È quello stronzo di mio fratello. Tommy. Porca troia. Come stai, fratellino? Cristo santo. Eh già. Fatti guardare. Cazzo se sei vecchio. Succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Signora, grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? È una lunga storia. Perché non parliamo dentro? Sì. Hai fame? Sto morendo. È davvero un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune.
Immune a cosa? L'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente. Neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio. Potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia ora. E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai! Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Sì. Tutto ok? Sì, sto bene, sto bene. Joel! Oddio! Oddio. Arrivavano da tutte le parti. Poi Maria ha detto, dobbiamo scappare. Ehi, ci siamo tuffati dietro Senti. I tavoli. È un tipo enorme. Piano, piano. Ascolta, ehi, sei ferita? No! Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Maria, non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Litigano per colpa mia. Ne parliamo dopo. Ti ha detto dov'è il laboratorio? Ehi, ne parliamo dopo. Dopo. Certo. Ne basta una cazzata. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Maria. E arriva. Tu. Sarà colpa tua, dovesse succedergli qualsiasi cosa. Ti è riconoscente, sai? Sì, lo so. Porterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. Ripeti, non ti ho sentito. Joel! Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Cazzo, da che parte? Ecco. Sì. Vedi le tracce? Forza. Guarda, vicino al ranch. Quello è il nostro cavallo. Lei deve essere qui. La zona sembra tranquilla. Si preoccupavano solo di questo. Ragazzi, film. Scegliere quale maglietta abbinare a una gonna. È pizzarro. Alzati. Andiamo su. E se dicessi di no? Ti rendi conto di quanto valga la tua vita? Eh? Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Beh, allora direi che la delusione è reciproca. Che cosa vuoi da me? Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me.
Tommy conosce questa zona meglio. Senti, mi dispiace, mi fido più di lui che di me stesso. Basta con queste stronzate! Cos'è che ti preoccupa tanto? Che faccia la stessa fine di Sam? Non possono infettarmi! So badare a me stessa! Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio, con Tommy! Io non sono lei, sai? Cosa? Maria mi ha parlato di Sara. Ellie! Io... Stai scherzando col fuoco. Attenta a quello che dici. Mi spiace per tua figlia, Joel. Ma anch'io ho perso qualcuno. Tu non hai idea di ciò che significhi. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti o mi hanno lasciata. Tutti! Tranne te, cazzo! E non dirmi che sarei più al sicuro con qualcun altro, perché la verità è che avrei solo più paura. Hai ragione. Tu non sei mia figlia. Io non sono tuo padre. E ognuno andrà per la sua strada. State pronti. Non siamo soli. Due stanno entrando. Dentro ce ne sono altri. Via libera. Vuoi una mano? Ce la faccio. Eccola là. I bimbi stanno a casa stasera. Dov'è quel laboratorio? È lontano da qui, Università del Colorado dell'Est. Forza, Big Horns. Ellie, scendi da cavallo. Dallo indietro a Tommy. Continueremo solo con lui, se per te va bene. Dai, non farmi ripetere le cose. Che stai facendo? Tua moglie mi fa un po' paura. Non voglio che mi dia la caccia. Scusa se ho rubato il tuo cavallo. Dai, torna in città, parliamone almeno. Mi conosci? Non cambia idea quasi mai. Università del Colorado dell'Est. Dove trovo il laboratorio? Edificio di scienze. Sembra uno specchio gigante, non puoi sbagliare. Abbi cura di tua moglie. C'è posto per te qui, lo sai? Tutto ok? Tutto ok. Addio, fratellino. Forza. Esatto, al primo down. Cavoli, che casino. Basta giocare un paio di volte, poi tutto ha senso. Niente di utile. Non c'è niente di interessante, solo robaccia medica. Non capisco. Sembra che abbiano fatto tutte le valigie e siano scappati. Beh, forse non tutti. Stammi vicino.
luci hanno levato le tende. Ma davvero? Io sono morto. O lo sarò presto. Mi sono preso del tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Non ce la faccio più. Andiamo. Stai cercando gli altri. Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Li troverai là. Che tentano ancora di salvare il mondo. Buona fortuna. Sai dove si trova? Conosco la città. È lontana? Non è vicina, voglio dire, a cavallo. Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Oh! Che diavolo sono quei tipi? Non importa. Cazzo! Prendi il coglione! Devi tirare. Ok. Ok, sei pronto? Uno, due, tre. Ah! Tira! Oddio. Raggiungi il cavallo. Non vedo nessuno. Andiamo. Joel! Come va? Sto bene. Cazzo! Siamo al sicuro. Joel! Joel! Merda! Joel! Dai! Alzati, alzati, alzati! Devi dirmi cosa fare! Forza! Devi alzarti! Joel! Non durerà a lungo. Lo spaventeresti? Leila, vogliamo solo parlare. Se ti muovi te ne infilo una dritta in mezzo agli occhi. Idem per il ragazzino. Che cosa volete? Mi chiamo David. E questo è il mio amico James.
C'è un gruppo più grande, con donne e bambini. Tutti molto, molto affamati. Anch'io. Donne e bambini. Tutti molto affamati. Beh, potremmo fare uno scambio per un po' di carne. Che vi serve? Armi, munizioni, vestiti. Medicine. Avete degli antibiotici? Ne abbiamo. All'accampamento. Se vuoi puoi seguirci. Non vi seguo da nessuna parte. Il ragazzino va a prenderli. Torna con ciò che mi serve. E il cervo è tutto vostro. Se arriva qualcun altro... Me ne infili una dritta in mezzo agli occhi. Perspicace. Due boccette di penicillina e una siringa. Sbrigati. Vai, su. Quel fucile lo prendo io. Certo. Indietro. Ci metterà un po'. Ti spiace se ci ripariamo dal freddo? Porta anche quello. Ecco. Sai, non dovresti andare in giro da sola. Non amo la compagnia. Capisco. Come ti chiami? Perché? Senti, so bene che non è facile fidarsi di due sconosciuti. Chiunque sia il ferito, si vede che ci tieni. Sono certo che andrà tutto bene. Vedremo. Mi spiace. Ok, ora potrai riavere il fucile. No, hai la pistola. Spero tu sappia come usarlo. Ho fatto un po' di pratica. Aiutami con questo. Avanti, avanti. Sulla destra. Grazie. Niente infetti. Niente infetti. Che ti dicevo? Bene. Torniamo indietro. E controlliamo il cervo. Te la sei cavata piuttosto bene là fuori. Direi che siamo un'ottima squadra. È solo fortuna. Fortuna? No, no. Questa non è fortuna. No, sai, credo che tutto accada per un motivo. Certo. Davvero? E posso dimostrartelo. Vedi, quest'inverno è stato particolarmente duro. Qualche settimana fa ho mandato un po' di uomini in città per cercare del cibo. Ne sono tornati pochi. Han detto che gli altri erano stati
massacrati da un pazzo assassino. E senti questa, quel pazzo sembra vaghi con una ragazzina. Vedi? Tutto accade per un motivo. No, non agitarti. Non è colpa tua. Sei una ragazzina. James, giù la pistola. Col cazzo, David. Non la lascio andare. Abbassa la pistola. Dalle le medicine. Sai che agli altri non piacerà. Sì, ma non è un problema tuo. Levati dalle palle. Non sopravviverai a lungo. Io posso proteggerti. No, grazie. Andiamo via da qui. Joel. Non sono riuscita a prendere molto cibo. Ma ho preso questa. Sposta il braccio. Oh. Seguita. Li porterò lontano da qui. Ti verrò a prendere. Spara al cavallo!
cazzo. No. Devo girarli. La vita. Ecco. Ecco fatto. Ti senti? Uno splendore. Tieni. Dovresti mangiare. So che hai fame. Sei rimasta qui un bel po'. Che cos'è? È cervo. Con contorno di carne umana? No. No, te lo giuro, è solo cervo. Sei un cazzo di animale. Un giudizio un po' affrettato. Visto che voi avete ucciso... quante persone? Non ci hanno dato scelta. E pensi che noi l'abbiamo, vero? Uccidi per sopravvivere. E anche noi. Dobbiamo preoccuparci dei nostri, con ogni mezzo necessario. E quindi ora? Mi taglierai in tanti piccoli pezzettini? Preferirei di no. Dimmi il tuo nome. Sei uno stronzo patetico. Al contrario. Sono stato... piuttosto onesto con te. Ora penso sia il tuo turno. È l'unico modo per convincere gli altri. Convincerli di cosa? Che puoi cambiare idea. Hai cuore. Sei leale. E sei speciale. Stupida mocciosa! Così mi rendi sempre più difficile tenerti in vita. Cosa dovrei dire agli altri adesso? Ellie! Cosa? Di loro che... Ellie è la ragazzina che... ti ha rotto un dito, stronzo! Come avevi detto? Piccoli pezzettini. Ci vediamo domani, Ellie. Ellie!
Preso, stronzo! Finiscilo! Tienilo fermo! Da merda! Figlio di troia! Vieni con me. Forza! Cosa vuoi? Ma che cazzo? Tu aspetta qui. Ora, la ragazza, dimmi, è viva? Che ragazza? Non so di nessuna ragazza. Cazzo! Ehi, guardami, guardami. Te lo stacco questo cazzo di ginocchio. La ragazza. È viva. È il nuovo giocattolo di David. Dove? In città. In città. Ora me lo indichi sulla mappa. E sarà meglio che sia lo stesso posto che dice il tuo amico. Segnalo. È lì, cazzo. Puoi controllare. Chiedilo a lui. Chiediglielo. Te lo dirà. Non sto mentendo. Non sto. Vaffanculo, cazzo. Ti ha detto quello che volevi. Non so niente di più. Ok, va bene. Gli credo. No, aspetta, aspetta. Sveglia, sveglia. Forza. Lasciami. Dai. Basta. Smettila. Ti avevo avvertita. Sono infetta. Sono infetta. Davvero? E ora anche tu. Guarda lì. Tirami sulla manica. Guarda lì! Starò al tuo gioco. Com'è che hai detto? Tutto accade per un motivo, vero? Che cazzo è quello? Ormai si sarebbe trasformata, non è vero? A me sembra più che vero, cazzo. Ok. Come hai fatto? Non importa! Non puoi scappare! Vuoi uscire? Vieni a prendere le chiavi. Ci metti passione. Arrendersi va bene. Non vergognarti. Ugh.
Questo è un no. Non è il tuo stile, eh? Vuoi provare a supplicarmi? Fanculo! Pensi di conoscermi, eh? Ascoltami bene. Tu non hai idea di cosa sono capace. Ali! Basta! Basta! Non toccarmi! Sono io! Sono io! Sono io! Guardami, guardami! Sono io! Ha cercato di... Piccolina, è tutto ok, tutto ok. Ellie! Mi hai sentito? No, che? Guarda, ospedale. È la nostra uscita. Andiamo su. Non siamo obbligati a farlo. Questo lo sai, vero? Abbiamo altre opzioni? Tornare da Tommy e farla finita con questa cazzo di storia. Dopo quello che abbiamo passato. Dopo tutto quello che ho fatto. Non può essere tutto inutile. So che hai buone intenzioni, ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo, andremo ovunque tu voglia, ok? Oh, cavolo. Sono avanti io. Ok, dai, salta! Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo! Visto? Ce la facevi da sola. Scendiamo da quest'affare. Dammi la mano!
Mani in alto! Non respira! Metti le mani in alto, cazzo! Dai, andiamo! Benvenuto tra le luci. Scusa per... non sapevano chi fossi. Ellie? Sta bene. L'hanno rianimata. Siete arrivati fin qui... Come avete fatto? È merito suo. Ho lottato come un drago per arrivare. Forse era destino. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore. Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il Cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso, saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello? Sì, tutto. Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... No! Basta. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che ho passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. E allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta. Sì, continua a ripeterti queste stronzate. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Non sprecare questo dono, Joel. Alzati. Alzati, ho detto. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Che cazzo fai? Cammina! Ho detto cammina! Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? Dov'è? All'ultimo piano, in fondo. Cosa ci fai qui dentro? Non te... No! Schifoso animale!
Cari, chiudi il becco. No, ti prego. Ti tengo. Umberto. Torna indietro. Non puoi salvarla. Anche se la porti via, e poi... Quanto ci vorrà prima che dei clicker la facciano a pezzi? Sempre che qualcuno prima non la stupri e la uccida. Non sta a te deciderlo. È quello che vorrebbe lei. E lo sai bene. Ascolta. Puoi ancora... fare la cosa giusta. Non sentirà niente. Non ti agitare. L'effetto delle medicine passerà. Che è successo? Abbiamo trovato le luci. A quanto pare c'è un sacco di gente come te, Ellie. Persone immuni, a dozzine addirittura. E non è servito proprio a niente. Hanno anche... hanno smesso di cercare una cura. Torniamo a casa. Mi spiace. Lasciami andare. Ti prego. La inseguiresti. Là a Boston, quando mi hanno morsa, e non ero sola. C'era anche la mia migliore amica, ed è stata morsa anche lei. Non sapevamo cosa fare. E allora
Lei ha detto... Aspettiamo e basta. Possiamo rendere tutto poetico e perdere la testa insieme. Sto ancora aspettando il mio turno. Ellie. Si chiamava Riley ed è stata la prima che ho visto morire. E dopo Tess. E poi Sam. Tu non hai nessuna colpa. No, non hai capito. Ho dovuto lottare a lungo per sopravvivere. E non... Qualunque cosa accada, continui a trovare una ragione per cui lottare. Lo so che non è ciò che ti vuoi sentire dire ora, giuramelo. Però... Giuramelo. Giurami che tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero. Lo giuro. Thank you.